Rientrati in studio, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ogni domenica in diretta su questa emittente, Sesta Rete, canale 215 del Digitale Terrestre, e soprattutto siamo anche in replica alle 23 e poi domani mattina, il lunedì, a partire dalle 8.30. Tutti i campionati dilettantistici, dal campionato di interregionale sino al campionato di seconda categoria, di prima categoria, anzi scusate, e da quest'anno anche una bellissima finestra dedicata al calcio a 5. Adesso in postazione abbiamo Antonio Borghi, che è ritornato, devo dire, dopo anche lui la pausa legata alla febbre. Epidemia. Febbre, sì, d'amore, perché abbiamo saputo che sei diventato single. No, siamo in una zona di galleggiamento fra play-out, cioè, tentiamo di salvarci, è una cosa strana. Le notizie qua in redazione ci portano in mezzo. Ma la colpa è di Ciccio Rametta, fumavamo la sigaretta prima, che fatti l'assasti. Ho capito, vabbè. Bene, succede di tutto, Federica, a dimostrazione che la redazione è veramente una grandissima famiglia qui a Penalty. Abbiamo un nuovo ospite, un ospite che in questo momento, in questa domenica, è al primo posto, in prima categoria. Parliamo del Città di Valverde e parliamo soprattutto con il direttore sportivo Anthony Vella. Ciao Anthony. Primo posto in classifica. È stata una bellissima domenica a questo punto, no? Sì, abbiamo avuto lo scontro diretto. E quindi ancora più bello, poi vincere lo scontro e arrivare a toccare il cielo, anche se ancora siamo soltanto... Adesso dobbiamo tenerci stretto questo risultato. E bisogna avere anche la continuità dei risultati, perché se non si hanno insomma le continuità nelle cose, è difficile poi dopo mantenersi nella zona altissima. Con lui parleremo chiaramente del campionato di prima categoria, come al solito avremo 8 gironi, 4 li scruteremo con la schermata e i risultati, mentre 4 li presenteremo con un commento veloce tecnico, che insomma sarà affidato come al solito al nostro Antonio Borghi. Allora Antonio, parlaci dei 4 gironi che non vedremo in schermata. Sì, sono i classici gironi di cui parliamo velocemente, sono il girone B, il girone C, il girone D e il girone H. Per il girone B c'è da dire che il Castelterni si conferma al primo posto a 40 punti e per il Prizzi ha segnato ancora una volta il capocannoniere Peppe Dandò, che si sta affermando giorno dopo giorno come rivelazione di questo girone. In zona playoff però c'è anche da dire che nella zona del Palermitano in maltempo l'ha fatta un po' da padrone e il Città di Eraclea non ha potuto giocare, quindi c'è una classifica un po' falsata come dicevamo in precedenza. Nel girone C invece abbiamo una situazione di classifica ancora un po' incerta, c'è una lotta un po' come nel girone che vedremo dopo del Città di Valverde. È tutto ancora da giocare, con un sorpasso che c'è stato in un big match della giornata, con il Futura che perde contro il Città di Mistretta che ruba il terzo posto. Nel girone D la situazione è incertissima, ci sono 3 squadre a 35 punti, però anche in questo caso non è stata giocata la partita del Merì, che è in coabitazione col Promende e con l'Iniziativa, che sono tutti a 35 punti. Quasi inutile parlare del girone A, cioè il Gela ha vinto 9-0, ha 11 punti di vantaggio sulla seconda, una realtà che è come un po' quella, nemmeno del Trecastagni che vedremo dopo, qua siamo a livelli... Vabbè, d'altra parte, supersonici. Come tutti sanno, il Gela, insomma, fino a qualche anno fa faceva la Serie C a vincere, no? È una nobile decaduta che però sappiamo allo stesso presidente, ci tentano ora di risollevarsi. Benissimo, e allora a questo punto parliamo dei gironi con la schermata, immediatamente parliamo del girone A, quinta giornata, i risultati che insieme a Federica adesso vedremo appunto nel dettaglio. Ezio Roma, Bonaggia Sant'Andrea 3-0, Bagheria Borgata Terrenove 1-4, Sparta Palermo Città di Casteldaccia 2-3, Bolognetta Città Isole delle Femmine 7-3, Partinica Audace Don Orione 1-0, Iatina Pro Monreale Equipe Comprensorio Palermo 2-1. Ricordiamo che ha riposato il Campobello e soprattutto che il Lampedusa è stato escluso dopo la quarta rinuncia. In classifica abbiamo il Borgata Terrenove al primo posto, può già partire la schermata, la commentiamo insieme ad Antonio Borghi, ricordando tra l'altro che il Partinica Audace è lì comunque al secondo posto, seppur vincendo e seppur ancora lontano volendo, no? Ma se non viene fermato questo Borgata Terrenove è inutile parlare, cioè dall'inizio del campionato che è sempre al primo posto, si conferma a 41 punti, un lungo vantaggio, 8 punti di vantaggio sulla seconda,
Ma in questo girone è molto interessante notare che quella classica zona di galleggiamento fra play-out e play-off, alla fine è una zona che permette alle squadre di fare o un balzo in avanti o di essere risucchiate. Quindi quel meccanismo che di tanto in tanto può succedere in prima categoria della squadra che magari non ha più da dare alla fine, può lasciare dei punti, diciamo che in questo senso non esiste nel girone A. Possiamo notare per esempio che il Bolognetta contro il Città Isola delle Femmine, che è superiore in classifica, ha vinto 7-3 questa giornata. Quindi non stiamo parlando di squadre che, diciamo, lasciano punti, anzi, tutt'altro. Anche Lazio Roma ha fatto una grandissima vittoria contro il Bonagia perché si è distaccata e quindi sta cercando un pochettino di risollevarsi da questa zona. Ecco, Anthony, da notare che in questo girone A del campionato di prima categoria, insomma, i gol sono tantissimi. Anche voi, devo dire che la settimana scorsa avete pareggiato 3-3, oggi avete vinto seppur di misura. È un girone forse con meno gol, ma tecnicamente forse un po' più impegnativo, o sbaglio? Sì, forse il nostro è molto più equilibrato rispetto ad altri gironi. Anche rispetto al girone E, dove il Trecastagni sta facendo da padrona. Certo, il vostro è una lotta, ogni giornata è lotta. È bello quando c'è, insomma, c'è questa... Ma è stressante per un direttore di sport, per noi è bello, per lui. Ma i campionati sono belli così, danno più vivacità a chi poi li segue in prima persona. Bene, dopo il girone A passiamo adesso al girone I e appunto parleremo anche del Trecastagni e guardiamo i risultati insieme a Federica. Sporting Club Giardini, ACI Buonaccorsi, 2-0. Trecastagni, Città di Acicatena, 1-0. Lineri Mister Bianco, Desport Gaggi, 1-2. Real Santa Venerina, Messina Sud, 1-0. ACI Sant'Antonio, Milo, 1-1. Ionica Football Club, Robur, 3-0. Calatabiano, Russo Sebastiano, 0-1. Certo che potevamo immaginare tutto, ma che insomma il Calatabiano perdesse in casa contro la Russo, insomma, ci ha sorpreso. Nulla da togliere chiaramente anche alla squadra della Russo Sebastiano, però insomma il Calatabiano doveva assolutamente fare risultato per cercare di stare alle spalle, seppur in, diciamo, lontana, che potevano sperare sul passo falso del Trecastagni. L'abbiamo avuti ospiti qualche settimana fa, dicevano il Trecastagni è una realtà, non possiamo combattere contro questa realtà, però siamo lì, aspettiamo un passo falso del Trecastagni. Con questa sconfitta, diciamo che depongono le armi in un certo senso, 7 punti di vantaggio per una realtà come quella del Trecastagni, diciamo che è un bel vantaggio. Da notare però che questa giornata c'è stato uno scontro in zona playoff fra l'ACI Sant'Antonio e il Milo, finito in più classico dei pareggi del non facciamoci male. Anche in questo caso però potremmo essere risucchiati nella zona playoff, perché il Deport Gaggi, che è l'ultima squadra dei playout, che il Deport Gaggi ha 21 punti, potrebbe in questo senso agganciare Robur, Ionica e ACI Buonaccorsi, un trio che non può sentirsi tranquillo. E questo Milo ci sta sorprendendo, ma l'ACI Sant'Antonio è lì, però troppo distaccato per cercare di agganciarsi al treno del primo posto. Sì, devo dire che il Milo è la vera sorpresa di questo campionato, di questo girone. E la Sant'Antonio è la delusione, secondo me, di questo girone. Perché è una squadra attrezzata per vincere, attrezzata, e stenta. Allenatore, dirigenti di categoria superiore. Calarsi nella categoria non è sempre facile. Magari squadre costruite di categoria hanno più risultati. Quindi tu sei dell'idea che forse è meglio prendere giocatori che già conoscono. Sì, ritornando, agganciandoci all'eccellenza, l'FC Cereale ha una squadra di categoria, la Sampio no, e i risultati si stanno vedendo. È vero. Ma comunque Trecastagni ormai. Sì, il Trecastagni lo possiamo dire? Sì. Vabbè, se lo dice Anthony Vella ci dobbiamo credere, no? Insomma, ha costruito un bel giocattolo a Valverde. Proseguiamo, adesso parliamo del girone F, siamo sempre chiaramente alla quinta giornata, guardiamo il tabellino dei risultati. Real Adrano, Gravina, 0-0. Città di Mascalucia, Città di Catania, 0-2. San Giovanni la Punta, Città di Maletto, 1-2. Città di Valverde, Città di Randazzo, 1-0. Real Città di Paternò, Cometa Biancavilla, 1-0. Belpasso, NBI Mister Bianco, 2-2.
Ciclope Bronte, Tre Mestieri e Tineo, 2-0. Il Città di Valverde vince nello scontro diretto, infatti abbiamo Anthony Vella che è molto contento questa sera e vola al primo posto di questo girone. Guardiamo la classifica, la commentiamo con Antonio Borzì. Allora, dello scontro diretto poi penso parlerà direttamente l'ospite, però vedendo la classifica non è che questo primo posto in classifica, diciamo, stiamo sempre un po' lì, eh? Perché sono primi però, intanto si godono. Diamo a Cesare quel che dice. Assolutamente. Però abbiamo Città di Catania che fino a qualche settimana fa era prima in classifica, poi c'è stato un cambio al vertice. È un girone molto equilibrato, sì. Non c'è mai un risultato scontato, come anche in questa settimana abbiamo potuto vedere. Città di Valverde vince contro il Città di Randazzo, vince 1-0, poi nella realtà sappiamo dalla notizia che è stata una partita quasi dominata in un certo senso. Ma possiamo notare anche che ci sono dei risultati, per esempio in zona playout hanno perso tutte quante le squadre questa giornata, ma non sempre succede questo. Andare a giocare nel campo del Tre Mestieri non significa vittoria, in questo senso. Chiaro. Sono squadre molto attrezzate e sono squadre abituate a fare la categoria. Questa è la differenza rispetto ad altri gironi, dove magari c'è un Trecastagni che è sceso, quindi si afferma in modo molto forte. In questo caso abbiamo tutte squadre abituate a fare la prima categoria e questo conta molto, soprattutto alla fine di questo girone vedremo. Mi piace il tuo commento, è molto, molto intelligente, complimenti Antonio. Però Anthony, giustamente Antonio Borzì dice in vetta ci sono tre grosse realtà, ma prima o poi qualcuno dovrà vincerlo questo girone. Voi in questo momento siete al primo posto, ma chi temete di più tra Randazzo e Catania? No, le temiamo tutte e due, sono due squadre anche loro attrezzate per vincere. E secondo me sarà il Paternò l'ago della bilancia di questo campionato, perché deve affrontare tutte le tre squadre davanti a lei. Una squadra che vuole arrivare terza per giocare magari la prima partita playoff in casa. Una bella squadra con Condorelli che sta segnando settimana dopo settimana. Sarà una sfida fino all'ultima giornata. Da sottolineare che il Città di Valverde, insomma, ha aperto questo nuovo progetto a Valverde, insomma, accollandosi di tutto praticamente, la gestione del campo, la disponibilità dell'amministrazione che non è, insomma, a 360 gradi, però, insomma, animati da grande voglia. Sì, la voglia c'è. Allora, voglio dire una cosa, che la società in cui faccio parte è una società che non c'entra niente con la prima categoria. È veramente gente fantastica. C'è da dire che noi a dicembre già eravamo 22 e abbiamo preso 5 giocatori e nessuno se n'è voluto andare. Questo quindi avete una rosa ampia, una rosa ma diciamo potevo anche che è la vera prima categoria, ma probabilmente si gioca più per il piacere di giocare e stare assieme. Beh, il gruppo è un gruppo unito, ma un gruppo molto unito. È il gruppo ex Massimiliano rinforzato quest'anno, puntellato da me, però un gruppo molto unito. Bene, bene, allora vedremo cosa succederà nelle prossime settimane con il Città di Catania, il Città di Randazzo, il Città di Valverde, che in questo momento, insomma, sono le tre squadre più forti di questo girone F del campionato di prima categoria. E chiudiamo con il girone G, i risultati e poi il commento con Antonio. Frigintini, Atletico Scicli, 0-1. Città di Augusta, Città di Canicattini, 0-2. Atletico Militello, Ellenica, 3-1. Marina di Ragusa, Megara Augusta, 0-0. Belvedere, New Pozzallo, 1-3. Floridia, New Team Ragusa, 6-1. Carlentini, Sporting Eubea, 0-1. Beh, se dobbiamo parlare di equilibrio, anche in questo girone G comunque l'equilibrio c'è. Addirittura il Belvedere perde, ma soprattutto il Marina di Ragusa non riesce ad andare al di là del pareggio con il Megara e quindi non sfrutta la possibilità di agguantare e agganciare il Belvedere. Una situazione di estremo equilibrio. Eravamo abituati le scorse settimane a dire in casa del Belvedere non si passa, non lasciavano punti, erano abituati sempre a ottenere punteggio pieno. Le ultime parole famose. Esatto, era, commentando vedevano sempre che vincevano. Questa settimana hanno perso. C'è anche da dire che la New Pozzallo era in grandissima forma. Le scorse settimane abbiamo visto una squadra che anche vinceva con punteggi molto rotondi. Il Marina di Ragusa non ne approfitta, ma qui ci troviamo nella stessa realtà che dicevamo prima. Sappiamo benissimo che i gironi siracusani sono gironi pesanti, sono gironi dove, diciamo, si deve lottare. E soprattutto nella zona playout, vedendo la classifica, nulla è certo.
potrebbe essere il succhio del Carlentini, il Frigentini stesso che ultimo potrebbe anche fare un balzo e mettere in guai l'Ellenica, il Città di Augusta e via dicendo. Ogni partita anche in questo girone sarà una vera battaglia. Ma io credo che anche l'Atletico Militello con questa vittoria in casa sta cercando di, insomma, agganciare il treno della salvezza. Se noi facciamo rivedere un attimo la classifica cortesemente. Sì, settimane fa era all'ultimo posto e noi avevamo detto che c'era, si era rafforzato. Sì, sì, e allora quindi forse questo Atletico Militello potrebbe anche tentare, insomma, di salvare la categoria, Anthony. Glielo auguro al presidente Gambera, veramente. Sì, ha fatto qualche acquisto, è ritornato Fedi Basui, che ce l'avevo l'anno scorso, un ottimo 96, è stato nazionale tunisino, un gran bel giocatore. Come vedi il Megara Augusta in questo girone? Megara Augusta è una squadra che in casa penso che ha ottenuto più risultati, sì, che fuori. Sì. Sì, alla fine penso che farà i playoff, riuscirà a fare i playoff, non so per i 10 punti. Attenzione, fare i playoff, insomma, non è che sia una stagione, insomma, negativa. No, arrivare ai playoff soprattutto per... Bisogna vedere con quali obiettivi si parte. Certo, esatto. In questo caso io credo che il Megara non è la partita assolutamente. Facciamo l'esempio dell'Atletico Militello che inizio anno ha fatto molte cessioni anche in eccellenza, scuole di eccellenza. Poi dopodiché ha dovuto cambiare in corsa perché la realtà stava diventando veramente pesante, non arrivavano le vittorie, i risultati che veramente erano pesanti per una realtà come Militello che ha sempre fatto altro, ha sempre puntato ad altri obiettivi. Sì, però adesso da un paio di anni a questa parte, insomma, la prima categoria è la categoria che gli appartiene. Sì, sempre per tirarsi fuori vuol dire una certa programmazione. Quello ci siamo, infatti parlando con Aldo Musumeci le scorse settimane, sì, che era uno molto addentrato nella realtà, sì, diciamo proprio ex questo. Ex allenatore tra l'altro. Faceva un po' strano vedere l'Atletico Militello così in difficoltà. È una realtà abituata anche a queste categorie, la prima eccetera eccetera. Però indubbiamente ha dovuto mettere mano anche forse al portafogli per cercare di... E beh, d'altra parte per salvare la categoria, diciamolo pure Anthony, no? Ci vogliono per forza, insomma, dei fondi. Ce ne sono pochi perché gli sponsor sono scomparsi, le amministrazioni giustamente hanno altri problemi, per cui aiutare una società in prima categoria o in promozione è sempre molto difficoltoso. Sì. A Valverde com'è la realtà in questo caso? Io ho detto che, insomma, non penso che l'amministrazione sia presentissima. No, mi astengo di parlare dell'amministrazione. Vabbè, okay. Parlo dei miei presidenti, Franceschini, Laudani, Pampinato, Sapuppo. Cerchiamo di fare quadrare i conti in questo modo. Benissimo, benissimo. E abbiamo chiuso quindi anche con il campionato di prima categoria. Salutiamo Antonio che è ritornato dopo una settimana di febbre. Non è single, almeno così dice. Al momento no, vi terremo informati. Insomma, questa è anche un'altra news che insomma... Ma è ciccioramente che è sposato, quindi un pochettino cerca di mettere zizzania, perché lui ormai ha le manette. Va benissimo, va benissimo. Con lui ci rivedremo chiaramente la prossima settimana e continueremo a parlare del campionato di prima categoria. Adesso, se non sbaglio, abbiamo l'ultimo stacco pubblicitario, sì, no? Ultimo stacco pubblicitario, rimanete ancora con Penalty. Pirlo, ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol!